Cari amici, con questo video vogliamo fare un po' il punto della situazione delle vicende politiche e amministrative che sono accadute negli ultimi mesi al comune di Crotolella. Partiamo da settembre scorso, da settembre 2016. Vi ricordate tutto questo mese dove sembrava che l'amministrazione, ecco, non avesse più la maggioranza o comunque i numeri per andare avanti. Ma dopo il Consiglio Comunale che fu tenuto 27-28 settembre, in realtà l'amministrazione non è caduta, è ancora lì in piedi. Non si sa fare cosa, però insomma pare che ci sia ancora un'amministrazione, insomma almeno sulla carta. Però da settembre ad oggi ci sono state ecco fenomeni, avvenimenti ecco, e decisioni sul piano politico. La maggioranza ha perso due consiglieri comunali, i quali con rispetto, con responsabilità e con grande dignità hanno abbandonato questa maggioranza per costituire ecco, un gruppo autonomo, un gruppo che comunque ecco, continua a fare politica per il bene della comunità. E i due consiglieri, che sono i consiglieri Vitale e il consigliere Medugno, hanno avuto un grande coraggio, dico io, perché in tempi come questi, dove tutti corrono a prendersi la propria poltrona, il proprio incarico, questi due consiglieri, ripeto con grande responsabilità e con grande dignità, hanno lasciato le loro poltrone, quindi hanno anteposto, ecco, i loro valori, i loro principi, ecco, alla poltrona, quindi, e ai ruoli, quindi. E quindi va dato atto, ecco, a questi due consiglieri di aver fatto questa scelta, che è una scelta quindi molto importante perché apre scenari e prospettive politiche nuove verso insomma, le future amministrative che si terranno, ovviamente io spero prima, ma probabilmente si terranno nel 2019. Quindi un primo fatto politicamente rilevante quindi è questo. Altro fatto politicamente rilevante è il mancato cambiamento che noi abbiamo registrato di comportamenti, di atteggiamenti da parte di coloro che invece sono rimasti legittimamente quindi in amministrazione, perché il cambio di rotta, il cambio di registro che fu pure invocato nel Consiglio Comunale di settembre non c'è stato. Cioè il cambiamento degli assessori, il cambiamento del vice sindaco, quindi, ma il cambiamento di strategia e di metodi in seno all'amministrazione, tutto questo non è avvenuto. Anzi, mi permetto di dire come questa amministrazione, quindi i suoi attori principali, e più passa il tempo e più questi attori principali si rinchiudono nel palazzo del comune di Crotolella, che non è il palazzo di vetro tanto annunciato, ma è un palazzo sempre chiuso, poco aperto e poco inclusivo a chi la pensa diversamente da loro. Quindi dicevo, si stanno questi attori politici arroccando, voglio dire, e stanno lì ben fermi, ben seduti sulle loro poltrone, quindi, ma hanno, a mio avviso, perduto completamente la connessione con il paese e con i problemi reali, voglio dire, insomma, sarebbe facile parlare dei problemi, dei disagi causati dalla mancata conclusione delle opere pubbliche, da Pozzo del Sale a Via Umberto I, dove i cittadini sono stati prima seduti nel 2014 e poi abbandonati e lasciati, ecco, inesorabilmente al loro destino. Ma le macerie non riguardano soltanto la mancata realizzazione delle opere pubbliche, ma riguardano ecco, anche il laceramento dei rapporti umani, dei rapporti sociali, dei rapporti tra persone. O ad esempio a me, già nell'estate scorsa, ma
ancora fino a pochi giorni fa, tante persone del paese mi dicono che si stanno allontanando dalla realtà del paese, dalla piazza, dalla comunità in generale, proprio perché vedono questa distanza quasi incolmabile tra chi amministra praticamente e chi è amministrato. Quindi il rapporto tra chi appunto amministra e i cittadini è un rapporto che più passa il tempo e più si va, ecco, logorando, con effetti negativi che poi coinvolgono, direi, tutti coloro poi che fanno politica, perché questa situazione genera nel cittadino comune uno stato quasi di disgusto, e quindi un cittadino guarda, come dire, in maniera sempre meno positiva l'ente comune, l'istituzione comune, e chi siede tra i banchi del Consiglio Comunale, a volte facendo, come dire, per certi versi anche confusione tra chi sta in maggioranza e quindi ha il potere di decidere, chi come noi, minoranza, ha solo potere di controllare. Abbiamo anche una funzione di indirizzo politico-amministrativo, perché questi anni abbiamo fatto tantissime di quelle proposte, però nessuna di queste proposte è stata presa veramente, quindi, in considerazione dall'amministrazione. Tutte le nostre proposte sono state bocciate, forse probabilmente non sono state nemmeno lette e nemmeno studiate attentamente dall'amministrazione. Quindi ecco, questo è un altro errore compiuto da chi sta amministrando, quindi da chi ha il potere, proprio questo, cioè di non prendere in considerazione le opinioni degli altri, voglio dire. Non solo le opinioni proposte da noi in minoranza, ma da tanti cittadini che so che sono andati al comune a proporre tante cose, ma non hanno mai ricevuto una vera risposta, quindi, dall'amministrazione comunale. Quindi, dicevo, l'amministrazione comunale oggi si regge su un voto in più, si regge quindi su una maggioranza molto risicata. Certo, questo voto in più consentirà a questi signori di arrivare fino al 2019. Tranne se no, non succedano fatti clamorosi, ma a quanto pare c'è la volontà da parte loro di arrivare fino al 2019. Quindi le macerie che si creeranno, quindi che, come dire, ci stanno facendo diventare purtroppo l'ultimo paese della provincia di Avellino, probabilmente saranno destinate ulteriormente quindi ad aumentare, perché più passa il tempo e più è noto a tutti ormai l'inettitudine e l'incapacità di gran parte di questa amministrazione comunale. E soprattutto coloro i quali hanno maggiore esperienza, da quello che si legge, da quello che si nota, continuano, come dire, a stare seduti sulle loro sedie in un clima di competizione esasperato. Io voglio chiarire però un aspetto. Io rispetto ogni ambizione. Le ambizioni sul piano personale, sul piano politico vanno rispettate, però credo che per colpa di queste ambizioni, colpa di questa competizione, ecco, il paese negli ultimi mesi, negli ultimi 2 o 3 anni, ha fatto dei grossi passi indietro. Perché ho l'impressione che alcuni signori stiano appunto sulle loro sedie solo per rafforzare le loro legittime posizioni personali e politiche, per poi arrivare forti nel 2019. Per carità, è legittimo, è legale che uno abbia delle ambizioni e abbia voglia di crescere sul piano politico, però queste ambizioni, queste competizioni purtroppo stanno venendo prima del paese, prima dei suoi problemi, prima della risoluzione dei tanti problemi che affliggono quindi la nostra comunità. In tutti i modi,
con questo concludo. La rivoluzione copernicana, il grande cambiamento, il cambio di rotta annunciato non solo a settembre scorso, ma nel 2014 non c'è stato. Quindi nessuna rivoluzione, nessun miglioramento abbiamo registrato, ecco, in questi anni. E ci piange il cuore. Ci piange il cuore vedere la nostra comunità fare dei passi indietro. Ci piange il cuore vedere tanti giovani che lasciano la nostra comunità. E ci piange il cuore vedere tanto degrado sul piano umano, sul piano sociale. È degli ultimi giorni la scoperta di una casa a luci rosse nella nostra comunità. Siamo tutti senza parole. Stiamo davvero toccando il fondo. Il degrado sul piano culturale. E ripeto, la grande lacerazione sul piano dei rapporti umani che vedo sta continuando. Tutto questo non fa bene alla nostra comunità. Tutto questo davvero ci sta portando, come ho detto e come ho scritto, a diventare, ecco, l'ultimo paese non solo della provincia di Avellino, ma del mondo, se continuiamo, in questo modo e se soprattutto chi amministra continua dunque ad avere atteggiamenti che sono ispirati quindi alla presunzione, al predominio, ecco, su tutti gli altri. Grazie mille.